primo riguarda appunto il Ministero della Pubblica Amministrazione, Ministro della Pubblica Amministrazione, e quindi è lo schema di decreto appunto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, di attuazione dell'articolo 33,1 bis del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, convertito del 19 appunto convertito dalla legge 28 giugno 2019 numero 58, assunzione di personale nelle province e nelle città metropolitane. E qui dovremmo chiedere l'intesa ANCE UPI, però naturalmente io passo volentieri la parola al ministro Brunetta se vuole aggiungere qualcosa. Grazie presidente, grazie Ivan. Come hai ben detto, si tratta di assunzione di personale nelle province e nelle città metropolitane. Questo provvedimento, che è un decreto ministeriale, fa parte di un pacchetto più complessivo che attraverso la legge di bilancio e attraverso il decreto PNRR stiamo implementando proprio in queste ore, che dovrebbe dare una prima grande risposta ai problemi assunzionali di tutti gli enti locali. Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni di cui l'articolo 33,1 bis del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 numero 58, cosiddetto decreto crescita, che è intervenuto in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, con la finalità di accrescere tali facoltà negli enti che presentano un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio dal decreto di un percorso che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30% di coloro che cesseranno dal servizio. Il provvedimento in esame individua quindi per i predetti enti i valori soglia differenziati per fascia demografica del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per quelle province e città metropolitane che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. Al di là del testo alquanto criptico, in sintesi, rispetto alla disciplina attuale c'è un sicuro effetto di aumento delle facoltà assunzionali anche per le amministrazioni in dissesto, sempre nel rispetto dei relativi parametri, pienamente condivisi con ANCI e UPI. Tale potestà assunzionale nuova viene stimata in diverse migliaia di unità di personale nei prossimi anni. Io ho fatto un conto sul retro di una busta, fino a 15.000 unità nei prossimi 5 anni. Quindi è una prima risposta immediata, perché è con decreto ministeriale, che dà, come dire, amplia le facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, e deve essere letta poi insieme a tutti gli altri provvedimenti che abbiamo elaborato e predisposto con il Presidente De Caro anche nelle scorse settimane e che sono al vaglio del legislatore proprio in queste ore, sia alla Camera con il decreto legge cosiddetto PNRR e in sede di legge di bilancio per tutti gli altri provvedimenti. Ripeto, forse non è la soluzione delle soluzioni, però è certamente un notevole passo in avanti. E per quanto mi riguarda ho terminato. Grazie mille Ministro, grazie mille Renato. Io a questo punto devo chiedere se ANCI e UPI ci danno formalmente l'intesa. Esprime intesa. Sottosegretario, Ministro, innanzitutto su questo punto in particolare volevo ringraziare il Ministro e tutta, diciamo, la sua struttura, perché noi riteniamo sia stato fatto un ottimo lavoro e quindi lo apprezziamo molto molto sinceramente. Volevo cogliere l'occasione per segnalare una problematica che non è collegata, diciamo, a questo provvedimento, ma che affronta